Lo aveva annunciato sin dalla prima tappa della visita pastorale a Subbiano. L'arcivescovo Riccardo Fontana porta il cammino della visita pastorale nella comunità di Salutio con il pellegrinaggio al santuario della Madonna del Bagno. È nato questo santuario da un'altra piccola chiesa di Nassa, dove c'era una chiesetta, e quindi dopo un evento, un miracolo, si può dire, dell'epoca, poi tramandato fino ad oggi, questo santuario si è spostato dalla casina di Nassa alle pendici di questo monte, che è la Madonna del Bagno. È apparsa ad una pastorella la Madonna su una pietra, che oggi c'è l'altare, e quindi a questa pastorella si è manifestata questa Madonna, che dicendo: signora, bella signora, io ho fame, non ho niente. E la Madonna dice: vai a casa, che a casa troverai il pane. E si dice che la Madonna, la pastorella, andando a casa, ha trovato la maglia piena di pane. Negli anni il luogo di culto ha rappresentato un punto di incontro per le popolazioni del Casentino e del Prato Magno, attirate sul posto dall'acqua della sorgente miracolosa. C'erano tre vasche. Una era piccolina, dove potevano rifocillarsi e bere quest'acqua, dove si diceva che aveva delle qualità per le future mamme. Quindi era un'acqua, come si dice, benevola per le donne che non potevano rimanere incinta, e questa acqua era benedetta, nel senso che potevano, chiedendo l'aiuto della Madonna, rimanevano incinte. C'era una vasca più piccola, una vasca intermedia e una vasca molto più grande, dove addirittura si immergevano le persone per avere dei benefici. Poi è diventato anche un punto di ritrovo per i gruppi scout. Negli anni 70 è successo che una volta non c'era la strada che c'è attualmente. Nel 68 è stata costruita questa nuova strada, però ormai la chiesa era stata lasciata dal parroco di Salutio, non c'era più la gente, perché era... E il gruppo scout Arezzo 1 cosa ha fatto? Se l'è proprio messa sulla spalla e ha evitato che rovinasse tutto, che crollasse la canonica, che crollasse la casa contadina della parrocchia, ed è come oggi la potete vedere. Siamo saliti qua pregando tutto il tempo e affidando alla Madonna i nostri desideri di far rivivere la nostra chiesa diocesana con nuovo fervore, nuovo impegno, confido anche con qualche nuova vocazione al sacerdozio, di cui abbiamo bisogno come dell'aria da respirare. Mi sono venuti in mente i grandi vescovi del passato che sapevano fare anche questi gesti di pietà popolare insieme alla gente loro affidata. Ad accompagnare la comunità durante il pellegrinaggio al santuario mariano anche i volontari dell'Unità Alsi Diocesana. Storicamente siamo legati a quelli che sono i santuari mariani, quindi fare questo pellegrinaggio insieme a tutta la comunità è stato certamente un accompagnare anche la comunità stessa, proprio da lei, dalla Madonna, che è colei che in genere ci accompagna e ci guida in tutte le nostre azioni, molto più facile anche per me personalmente rivolgermi a lei, perché la sento un po' come una mamma diretta e una mano pronta. Quindi niente, il nostro accompagnare un po' tutta la comunità verso di lei, verso la sua mano tesa.
nei nostri confronti. Di sicuro è stato un percorso un po', diciamo, anche faticoso, perché la sera col buio, però diciamo, questa fatica non si è neanche sentita, perché anche con il calore delle altre persone, vedere anche gente anziana che comunque ce la metteva tutta per arrivare fin quassù. Io personalmente non c'ero mai stata, però secondo me è stato un pellegrinaggio che ne valsa molta la pena, che siamo stati un po' tutti insieme, riuniti in preghiera e in ascolto anche del Signore. Parrocchiani, famiglie, anziani e bambini. Il gruppo di pellegrini è partito dalla chiesa di Sant'Eleuterio di Salutio e una volta giunto nel santuario della Madonna del Bagno, l'arcivescovo Fontana si è rivolto ai fedeli, sottolineando l'importanza di trasmettere il messaggio cristiano anche ai più piccoli. Dobbiamo dargli l'esempio. Stasera io vi benedico perché l'avete portati quassù, è freddo, sono assonnati, non importa nulla, ma sono il dono di Dio, il dono che Dio ci fa. Noi che siamo tanto cattivi, e Dio seguita a volerci bene e ci manda i bimbi che sono la benedizione. Ora, con questi sentimenti di fede, ritorniamo a casa e parte la missione. Bisogna dirlo l'uni all'altri, andare a cercare quelli che forse gli abbiamo dato cattivo esempio, non sono venuti più in chiesa perché, perché non lo so perché, ma fatelo di, sciogli i nodi. Ecco, io voglio fare una richiesta stasera. Questo santuario da tanto tempo è affidato ai Boy Scout, ecco, che sono i maestri dei nodi. Ma anche io ho fatto lo scout per una vita, sicché sono piuttosto pratico anch'io. Quando i nodi sono fatti a modo, si riconosce perché si possono sciogliere. Allora, avanti, coraggio, c'è qui l'Unitalsi, grazie che siete venuti anche con l'uniforme, che non è stata una cosa da poco, è un regalo fatto per ricordarci i santuari della Madonna. Noi abbiamo il nostro e siamo venuti fin qui, forse era un po' di tempo che non capitava che tutto il Basso Casentino venisse qui, per di più alle torce di notte. Ecco, ora chiediamo insieme la benedizione del Signore e mi raccomando, è una parola data non a me, ma a Santa Maria.